Radio Radicale, siamo in collegamento con Endro Martini, che è presidente del comitato promotore della candidatura dell'Italia ad ospitare nel 2024 il decimo forum mondiale sull'acqua che si tiene ogni 3 anni. Per la verità si sarebbe dovuto tenere già lo scorso anno a Dakar, ma come sapete l'allarme della pandemia ha impedito questo appuntamento. Endro Martini è presidente dell'Associazione Alta Scuola, che è un ente di diritto privato che è sostenuto dalla Regione Umbria, dal Comune di Orvieto e dal Comune di Todi, che fa, si impegna su queste battaglie. Come sapete, oggi è stato presentato il rapporto delle Nazioni Unite sull'acqua alla FAO e l'Italia ha un ruolo importante perché, come sapete, in Italia ha sede a Perugia e l'UAT, l'Agenzia delle Nazioni Unite, che elabora questo importante rapporto sull'acqua. Allora, le politiche sull'acqua sono molto importanti. Per tanti motivi che non sto qui a spiegarvi, ma che è utile sapere, dal dissesto idrogeologico alla salute, all'impiego dell'acqua nella sanità. In qualsiasi campo noi abbiamo bisogno dell'acqua e l'utilizzo dell'acqua è anche un utilizzo politico a seconda di come si gestiscono le politiche sull'acqua. Le stesse Nazioni Unite hanno avuto delle grosse difficoltà negli ultimi anni ad affrontare una mozione sull'acqua perché questo è stato oggetto di divisioni politiche. E in Italia, come sapete, è in attesa una legge sull'acqua pubblica dopo l'attuazione di un importante referendum, legge che non ha visto la luce, che non è mai arrivata in aula, anche se nel 2019 sembrava possibile che il provvedimento potesse approdare alla Camera dei Deputati. Allora, Endro Martini, qual è il vostro impegno e qual è la vostra riflessione su questo rapporto che è stato diffuso oggi nella Giornata Mondiale dell'Acqua? Sì, buonasera, buonasera. Dunque, oggi il rapporto mondiale sull'acqua aveva un titolo particolare, no? Water Value, cioè il valore dell'acqua. E fa seguito al rapporto dell'anno scorso che era Climate Change Water, l'acqua e i cambiamenti climatici. A un altro precedente, nessuno deve rimanere indietro, e a quello del 2018 sulla natura che detta le regole per gestire l'acqua. Quindi c'è un bellissimo percorso che il WWF UNESCO sta portando avanti su queste tematiche. Il valore dell'acqua oggi, a mio avviso, anche se non ho avuto modo di ascoltare, è su tre pilastri, se così posso dire, basato. C'è un valore sociale, c'è un valore economico, ma c'è anche un valore ecologico dell'acqua, nel senso che questi tre valori no, non possiamo, a mio avviso, pensare che uno prevalga sull'altro, bisogna integrarli. Cioè, voglio dire, specialmente in questi periodi, uscire magari dalla porta di casa, affacciarsi o vedere dalla finestra un fiume bello, pulito, con l'acqua che scorre, che brilla alla luce del sole, è un medicinale, no? Per la mente, se così posso dire. Mentre se abbiamo un fiume turbinoso, marrone o biondo, come volete chiamarlo, è un altro modo di cogliere un aspetto della natura. C'è un valore economico che riguarda i costi che si devono sostenere per trasportare l'acqua, che è pubblica. Questo è un punto di base su cui non si deve discutere, non si può discutere. L'acqua è di tutti, ma l'acqua va cercata, cioè le sorgenti, le falde, bisogna individuare dove sono, bisogna proteggerle, la buona qualità,
poi va presa, va trasportata con i tubi e i tubi non devono perdere, questo è uno dei grossi problemi che abbiamo in questo momento in Italia, ma a livello mondiale, no? Si parla di perdite intorno al 30-40%. E poi il discorso ecologico che poi va un attimo incontro al Green Deal europeo, cioè a quello che è stato chiamato il River Restoration, cioè restaurare, no? Come restauro un vecchio quadro malandato. Il valore sociale poi è, dal mio punto di vista, legato al valore dell'acqua, che esiste anche a livello spirituale, che poi spesso e volentieri diffuso, perché l'acqua ha un valore spirituale nella religione cattolico-cristiana, l'acqua ha un valore nell'ebraismo, nell'induismo, pensiamo al fiume sacro, no? Il Gange. Pensiamo al valore dell'acqua presso gli indiani d'America o alla danza della pioggia, gli sciamani che invocavano, ma pensiamo al valore dell'acqua in Cina, in Estremo Oriente. C'è poi il valore sociale meno legato agli aspetti spirituali, che è quello di una socialità, nel senso di una distribuzione equa. Cioè qui noi abbiamo ancora oggi nel 2020 situazioni nel mondo che soffrono di mancanza d'acqua, abbiamo bambini che non hanno la possibilità di bere o abbiamo addirittura situazioni dove l'acqua, pensiamo a quella fascia dell'Africa dove molti vanno via perché non possono vivere in quelle zone. Perché non ci possono vivere? Perché c'è troppa acqua o ce n'è poca di acqua. Quindi l'acqua è la vita, no? Water is life, dicono gli inglesi. L'acqua è la vita, l'acqua rappresenta un bene. Insomma, noi mandiamo le navi spaziali nello spazio a cercare che cosa? Le rocce, sì, ma andiamo a cercare l'idrogeno e l'ossigeno, cioè il DNA dell'acqua, andiamo a cercare l'acqua, perché se troviamo l'acqua vuol dire che ci può essere stata o ci potrebbe essere una qualche forma di vita assimilabile alla nostra. Certo. Allora, voi che possibilità di successo avete di, diciamo, di avere la candidatura dell'Italia per ospitare il decimo forum mondiale? Quali sono i passi successivi e quali siete avete proposto? Ma dunque, noi abbiamo costituito questo comitato promotore che è sostenuto dal Ministero degli Esteri attraverso la vice ministro Marina Sereni, che ha fatto una lettera di endorsement, ma una lettera di sostegno. Siamo questo comitato, questa candidatura è sostenuta dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, è sostenuta dall'ISPRA. Ma soprattutto, diciamo, è sostenuta da chi si candida, cioè dal Comune di Firenze e dal Comune di Assisi. Beh, noi abbiamo candidato queste due città, che sono due gioielli di cultura, di saperi e anche dal punto di vista paesaggistico. Quindi Firenze, culla del Rinascimento italiano. Assisi, altra culla di un messaggio, no? Francesco va e ripara la mia casa, che come vedi è tutta in rovina, e a Firenze le rovine dopo l'alluvione. Che possibilità abbiamo? Abbiamo la possibilità di fare una grande squadra che si chiama Italia, che si chiama Italia. Cioè qui non vince il presidente del comitato promotore o i sostenitori. È l'Italia che può vincere questa candidatura, la può ottenere. E se noi immaginiamo che a Brasilia nel 2025
2018 abbiamo avuto 110.000 visitatori in 6 giorni, abbiamo avuto circa 100.000 metri quadrati di spazi espositivi, abbiamo avuto 10-15 conferenze al giorno in parallelo, ministri dell'ambiente, capi di Stato, sono stati sottoscritti dei provvedimenti, dei percorsi intorno all'acqua. Ma la novità che noi abbiamo voluto presentare con questa proposta un po' rivoluzionaria è che noi non vogliamo che ci sia un forum sull'acqua di un'elite e il controforum, come avviene spesso e come è avvenuto, è di chi ritiene di portare avanti delle posizioni che magari non sono quelle delle grandi industrie, ma che hanno, come si può dire, legittima aspirazione di prendere posto. Ecco, noi vogliamo fare dei tavoli all'interno dei quali ci siano uomini e donne, quindi non più le donne per l'acqua che discutano da una parte e il tavolo dei businessmen da quell'altra. Noi vogliamo mettere le competenze su questi argomenti, le idee intorno agli stessi tavoli e farli discutere insieme per trovare in una situazione dove ci sono dei conflitti di interesse delle soluzioni che portino a un guadagno reciproco. E questo è lo sforzo e lo spirito che ha un po' animato la nostra proposta progettuale, tant'è che la nostra proposta si basa su due colori antichi. Io qui ho, potrei farvi vedere il logo, ma se andate sul sito Italy Water Forum, un sito internet, trovate anche il video che questa mattina abbiamo proiettato da Palazzo Chigi. Noi che cosa vogliamo? Vogliamo fare un forum inclusivo, un forum sulla sostenibilità, un forum in cui, come dire, insomma, il titolo è, gli abbiamo dato, Facing a Global Change. Siamo di fronte a un cambiamento globale. E allora c'è bisogno di un water rinascimento. Quindi noi abbiamo detto 4 parole chiave: cambiamento globale, rinascimento dell'acqua. Per fare questo, il convento di Assisi, il Sacro Convento di Assisi, ha proposto un incontro durante il forum interreligioso sull'acqua. Cioè, per la prima volta ad Assisi noi potremmo avere i capi delle religioni del mondo che discutono su questo bene prezioso che è l'acqua. Ma dall'altra parte vogliamo discutere anche di cambiamenti climatici, di alluvioni, di siccità. E l'idea è di stare 2 o 3 giorni a Firenze, 2 o 3 giorni in Assisi su temi diversi, e poi scendere in un post forum a Roma per parlare di acqua e cibo con la FAO. È un progetto ambizioso, però vogliamo volare alti, non ci piace stare a terra, vogliamo volare alti, vogliamo cercare di riuscire a portare in Italia, che poi, voglio dire, insomma, noi siamo nel 2021. Siamo ancora in un momento di crisi sociale, economica. Anche oggi tutti i servizi richiamavano che c'è stato un consumo superiore al 30%, 40% di acqua nel periodo pandemico. L'ho ascoltato oggi al TG1. Ne usciremo presto, è l'augurio. Dobbiamo riuscire a farcela, ce la faremo? Ma non avremo sicuramente una situazione uguale a quella che avevamo 2 anni fa, prima dell'autunno o della fine del 2021. E allora avere in Italia nel 2024 un'occasione per poter dimostrare al mondo, o per avere dal mondo, le varie
soluzioni che sono state nel frattempo adottate anche rispetto ad acqua e salute, credo che per l'Italia potrebbe essere veramente una grande occasione, una grandissima occasione. Non ci scordiamo, la faccio lunga, ma è importante che si sappia che nel 2015 in Giappone è stato scritto un documento che è chiamato la Carta di Sendai, la quale dice che non bisogna più andare dietro ai disastri per riparare, ma bisogna anticipare e prevenire, la prevenzione. Abbiamo nel 2015 l'agenda 2030 con i 17 goal, in cui l'acqua è citata 30 o 40 volte. Abbiamo sempre nel 2015 la conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici, sottoscritta l'adattamento ai cambiamenti climatici, è un altro tema che abbiamo inserito nel nostro documento. Quando andrete sul sito troverete dei piccoli documenti, delle brochure in inglese e anche in italiano, nella quale spieghiamo, raccontiamo quello che è stato il nostro progetto. Abbiamo poi nel 2019 la nuova vision europea, il Green Deal europeo, il programma d'azione, no? In cui si parla di 25.000 chilometri di fiumi da rigenerare. E poi va bene questa operazione del PNR, del Next Generation EU, che indubbiamente dovrà o avrà sicuramente investimenti in materia di risorse idriche. Ecco, allora noi nella nostra visione riteniamo che l'Italia debba assolutamente fare il possibile, perché noi non avremo il petrolio come ce l'hanno i paesi arabi, non abbiamo i petrodollari, però abbiamo cioè l'oro blu, cioè, ma l'Italia ha quasi 7.000 chilometri di coste, siamo una portiere in mezzo al mare. L'Italia ha 1.200 fiumi importanti, laghi, i laghi alpini, i laghi come il Trasimeno, che sono una fettina d'acqua alta 6 metri, i laghi vulcanici del Lazio, le acque termali di Ischia, i Campi Flegrei, le gole di Alcantara in Sicilia. Ma dove sta un posto nel mondo che sia la cascata delle Marmore? I ghiacciai alpini, quel piccolo ghiacciaio che abbiamo in Appennino, dove sta in Italia o nel mondo intero un posto come questo per poter discutere di acqua? Venezia, Milano, coi Navigli, Genova. Ho capito. Senta, io la ringrazio molto della sua disponibilità per averci un po' spiegato le ragioni per le quali voi vi battete come comitato promotore della candidatura dell'Italia ad ospitare nel 2024 il 10° Forum Mondiale. Ringrazio Andrew Martini, che è presidente di questo comitato, oltre ad essere responsabile dell'associazione Alta Scuola, che si batte per questo obiettivo, e per averci un po' raccontato qual è diciamo il vostro impegno sia per questo che per altre battaglie. La ringrazio molto della sua disponibilità per averci un po' spiegato i contenuti di questa battaglia, che è fondamentale anche per la sostenibilità del nostro futuro e anche per la nostra salute. Grazie. Grazie, grazie, arrivederci a tutti, grazie.